invito i consiglieri a prendere posto che procediamo all'appello. Grazie. Prego. Fantino. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Non c'è. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Non c'è. La notte. Non c'è. Lelli. Ah, c'è. Strano. Lenci. Lozzi. Matronola. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Ah, Stelitano. Tredicine, sì. Tutino. Villa. Vitrotti. Assenti sono 5, tu l'avresti 19 presenti. Allora, 19 consiglieri presenti, assenti 5 consiglieri, più la presidente Fantino. Allora, quindi abbiamo il numero legale per poter aprire il consiglio. E prima di procedere con l'ordine del giorno, non so, una comunicazione ai consiglieri, forse a molti farà sicuramente, diciamo, vorranno sentire. Ieri sera è scomparso il fratello dell'ex direttore Voce, quindi credo che, insomma, a nome di tutti i consiglieri possiamo mandare sicuramente un forte abbraccio al direttore Voce. Allora, seconda convocazione, abbiamo la mozione articolo 58 presentata al precedente consiglio, calcolo dei costi reali dei servizi all'infanzia. E non so se i firmatari di questa mozione cosa vogliono fare. Prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Ricordo a tutti che nella scorsa seduta è mancato il numero legale sulla votazione, quindi eravamo in sede di votazione e a termini di regolamento non si può dare la parola ai consiglieri, per cui pregherei, insomma, di rispettare quanto dettato dal regolamento. Pensavamo che si potesse, diciamo, con un accordo di tutti, ritirare la mozione prima della votazione, anche perché, diciamo, c'era stato un accordo anche con i firmatari dell'atto, e siccome c'è stato un richiamo al regolamento, io credo che questo richiamo sia, diciamo, sia è corretto, e quindi procediamo alla votazione dell'atto. Allora, Presidente, è possibile un minuto di sospensione? C'è discussione, consiglio Totile. C'è stato un richiamo al regolamento, io devo procedere, grazie. Allora, metto in votazione la mozione articolo 58, calcolo dei costi reali dei servizi. Perché, scusa all'interno. Presidente, ma un minuto di sospensione non è possibile in questo momento? La votazione no. La votazione non si può sospendere il consiglio Tutino. Ecco perché, diciamo, precedentemente era stato concordato un percorso diverso. Adesso siamo a questo punto. Se non ci fosse stato un richiamo al regolamento, potevamo anche ritirare l'atto e non procedere. C'è stato un richiamo al regolamento, la Presidenza non può non tenerne conto, e quindi procediamo alla votazione della mozione articolo 58. Allora, chi è favorevole? Presidente, siamo in votazione. Non ricordino neanche l'argomento.
credo che molti non ricordino neanche l'argomento, perché la nostra intenzione era ritirarla. Consigliere Tutino, come è possibile discutere da cose neanche presentate? Era parlato di ritirarla. No, consigliere Tutino, non è possibile. Allora, metto in votazione la mozione ex articolo 58. Chi è favorevole? Fatto. Chi è contrario? Sì. Scusate, potete alzare la mano, grazie. Non si vede. Benassi, la segretaria, non vedo, no? Cofra non c'è. Allora, chi si astiene? Ah, non sta ancora qua. Scusate. Allora. Se tu guardi e poi. Allora, chi si astiene? Nessuno. Allora aspetta, Benassi, mi manca il voto di Benassi. Benassi, scusa, consigliere. Benassi si astiene. Allora, chi si astiene? Ok. L'aveva alzata, sì. L'aveva alzata per lui. Sì, sì. No, siamo qua, Benassi. Allora, 4 voti a favore, 17 contrari e l'astensione del consigliere Benassi, quindi la mozione è bocciata. È bocciata. Allora, adesso, scusate un attimo. Allora, adesso torniamo. Non lo nominate? No. Allora, consigliere Caccamo, avevo scritto i nomi, allora, consigliere Caccamo, Benassi e Tredicina. E se dite consigliere sono pregati di non allontanarsi, sono previ la comunicazione alla presidenza, grazie. Allora, torniamo un attimo. Allora, la votazione? Sì, allora, 4 voti a favore. 17 contrari e l'astensione del consigliere Benassi. Allora ci siamo. Va bene? Sì. Grazie. Adesso diciamo quella era diciamo in seconda convocazione, adesso siamo in prima convocazione con l'ordine del giorno di oggi. Allora, i primi 5. I primi 5. Allora vabbè, procediamo all'appello intanto. Fantino, Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, che è arrivato, no? Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, non c'è. No. La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vidrotti.
21 consiglieri presenti, assenti 3 consiglieri più la presidente Fantino, quindi abbiamo, si riconferma il numero legale. Le prime proposte di delibera riguardano la ratifica delle elezioni nei centri anziani sociali del settimo municipio. Ora, io credo che, essendo diciamo, delibere di ratifica, si può fare un'unica presentazione, anche un'unica dichiarazione di voto e poi si vota uno per uno, portando anche l'immediata esecutività delle delibere. Grazie. Allora, prego la Presidente della Commissione di presentare un'unica presentazione per tutte e 8 le proposte. Sì, grazie Presidente. Solo una... Ok. Abbiamo quasi completato tutti i rinnovi dei comitati di gestione e dei presidenti, erano 10 centri che andavano a rinnovo, siamo la prossima fine mese, completeremo anche Villa Lais e quindi quelli che andiamo a ratificare oggi e poi nei prossimi consigli sono quelli definitivi. Parto dal Centro Sociale Anziani Quarto Miglio, leggerò solo il dispositivo finale così... approviamo la composizione del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Quarto Miglio, presidente Marocchini Franco, consiglieri De Negri Giampiero, Marini Fiorella, Campagnani Franco, Camillò Roberto, Viola Maria Gabriella, Iacobelli Ornella. Poi il tempo di aprirli uno per uno. C'è la ola? No, non credo. Centro Sociale Anziani Centroni. Il consiglio di approvare la seguente composizione del comitato di gestione, presidente Riccitelli Rinaldo, consiglieri Bifaretti Mario Gabriele, Pier Antonietti Giulia, Napolitano Pasquale, Facchini Maglio, Maurizi Pierina, Evangelisti Giuseppe. Cinecittà Est, lo so, dovete avere pazienza. Centro Sociale Anziani di Cinecittà Est, la seguente composizione del comitato di gestione, il presidente Germani Enzo, consiglieri Scaramella Stefania, Belli Luigino, Coppotelli Pietro, Schiavoncini Antonio, Perillo Fabio, De Murta Sesterina, Stellato Maria Pia, Brunelli Giorgio. Centro Sociale Anziani La Torretta. Di approvare la seguente composizione del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani La Torretta, presidente Gottardi Franco, consiglieri Pozzi Giancarlo, Morasca Mario, Francescangeli Elio, Marchetti Osvaldo, Amatori Armando, Rossi Italo, Di Pietrantonio Vincenzo, Domenici Bruno, Di Benedetto Mario, Volpi Roberto. Centro Sociale Anziani di Cinecittà. Arriva. Dopo sì, però insomma li presento tutti insieme così. Scusa, ma quelli che sono stati.
il Centro Sociale Anziani di Cinecittà, presidente Giustiniani Alberto, consiglieri Leandri Luciana, Dezzi Marcello, Vegliamore Francesco, Sconti Francesco, Di Domenico Fernando Lucio, Ingafù Pasquale, Bizzarri Maria, Persia Caterina. Centro Sociale Anziani Romanina. Presidente, di approvare la seguente composizione del comitato di gestione: presidente Paiella Luciano, consiglieri Persia Osvaldo, Lentini Francesco, De Santis Gianna, Anderlini Irene, Belli Walter, Costantini Aiuto, Macis Orazio, Mariani Giovanni. L'ultimo è il Centro Sociale Anziani Spartaco. Di approvare la seguente composizione del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Spartaco: presidente Latini Eligio, consiglieri Guerri Fine, Lovino Ettore, Battistina Alessandro, Brancaleone Guido, Anelli Irene, Anelli Yolanda. Ovviamente la commissione ha espresso il parere anche in commissione, quindi oggi prendiamo atto anche in consiglio. Grazie. Grazie Presidente della Commissione. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Matrona, la prego. Posso? Prego. Grazie. Come vuole oggi? Oggi siamo in democrazia, è giusto. No, volevo chiedere al Presidente, ho visto questa ratifica dei centri anziani. Ma in alcuni centri, no, dove c'è l'alternanza russa, tipo come succede a Putin in Russia, una volta lui e una volta l'altro amico suo, come si chiama? Quello russo, sta succedendo in qualche centro anziani che una volta il compagno e una volta la compagna, 3 anni uno, 3 anni l'altro, ma è una cosa normale? No, so, potrebbe essere normalissimo, è previsto un regolamento, però una volta il compagno e fa il presidente e la compagna fa la consigliera, una volta lei fa il presidente e il compagno fa la consigliera, cioè, ma è una conduzione familiare il centro anziani che sta chiudendo, e poi dico pure perché il centro anziani Largo Spartaco stanno scappando tutti, stanno andando tutti via, è diventato talmente piccolo che nessuno ci mette le mani e nessuno interviene. Tutti si lamentano, tutti chiedono la surroga come me, come io che sto chiedendo la surroga per andarmene perché non ci si può più stare là dentro, però continua questa alternanza tra uno e l'altro, loro si alternano e la gente se ne va alla torretta. Cioè, ma possibile che qua dentro nessuno ci mette le mani, la presidente della commissione sociale che è distratta, vedo che è molto distratta, però giustamente è presa dalle carte, poi la interrogo, consigliera Vitrotti, su quello che ho detto, sicuramente non ha sentito nulla, è normale. No, io sto dicendo come mai quello che sta succedendo a Largo Spartaco nessuno ci mette le mani. Come mai la gente sta andando via, il circolo, stiamo buttando soldi per mantenerlo, mai pochissima gente, perché pure se gli iscritti sono 200-300, all'interno noi troviamo sempre i soliti nodi, 20-30-15, e è finito il centro anziani. Quindi continuiamo a dare soldi, continuiamo ad accettare le alternanze compagno-compagna, consigliere-presidente-presidente-consigliera, però noi siamo tutti zitti e buoni, quindi o non arrivano le lamentele qui al primo piano, o non arrivano le lamentele in commissione, o arrivano tutte quante e tutti se ne fregano e nascondono tutte le lamentele che ci stanno, perché le lamentele sono tante, non mi dite che nessuno dei centri anziani Largo Spartaco si è lamentato con voi, credo che più di una, voi siete de Morena, siete stranieri, state fuori Roma, che volete lamentarvi, normale, Allora voglio dire, Presidente, un richiamo che le faccio, e glielo faccio ufficialmente,
di verificare un attimo l'andamento di quello che succede all'interno di questo benedetto centro anziani. Se è vero le voci che girano, che è questo che stiamo perdendo iscritti sempre di più, se è sempre meno frequentato, e la motivazione se dipende dai nuovi organi elettivi che sono nati, o se è una cosa che dipende sempre dai vecchi organi elettivi, che oggi sono i nuovi organi elettivi, ma sono sempre gli stessi organi. Quindi un richiamo che le faccio, Presidente, è di approfondire un attimo, di approfondire anche se il regolamento purtroppo fatto dal nostro, non dico chi, anche se il regolamento prevede queste cose, giustamente però dobbiamo anche tutelare i nostri anziani. Bisogna vedere che cosa, perché voi siete giovani, però andare in un centro dove si fa soltanto poca ginnastica e si lamentano che se deve pagare l'assicurazione, perché bisogna pagare l'assicurazione del circolo. Io non so se si paga l'assicurazione del centro anziani, però a me mi sembra che l'assicurazione dovrebbe far parte di tutto un contesto, di tutto un contesto comunale. Mi dicono che bisogna pagare l'associazione perché bisogna comprare la carta igienica, serve per pagare. Se fanno le danze, se fanno i balli, se fanno le feste private nei centri anziani sono vietate, perché non si possono fare nei centri anziani le feste per i bambini, e noi continuiamo a chiudere gli occhi. Allora io capisco che per voi i centri anziani sono un rubinetto di voti, un vivaio di voti, lo capisco, però quando è il massimo, quando arriviamo proprio a... È ora che la politica intervenga e metta in segno un punto fermo. Le feste non si possono fare, perché non si possono fare. La ginnastica, io voglio verificare se ginnastica la gente che paga. Voglio sapere tutti questi che fanno la ginnastica all'interno, chi so, come vengono presi. Cioè c'è stata una serie di cose che a me sembra che sono tutte cose strane che stanno succedendo in alcuni centri anziani, uno in particolare. Grazie. Grazie consigliere Matronola. Ci sono altri interventi? Consigliere Seritano, prego. Sì, grazie Presidente, così diamo un po' di movimento a questo pomeriggio. Anzi Presidente, ma vorrei capire, ma per quale motivo ogni volta lo facciamo a quest'ora? Presidente, mi segua. Sì Presidente, prego consigliere Serità. Grazie, no, avevo piacere della sua attenzione, perché sinceramente questo consiglio a quest'ora sinceramente spezza tutta la giornata. O lo facciamo di mattina o lo facciamo di pomeriggio, o non lo faremo. Non si può pensare che ogni volta alle 2:30 deve fare anche il consiglio. Comunque, tornando all'ordine del giorno, grazie Presidente, signori consiglieri, e saluto anche il Presidente del Centro Anziani di Romanina, che sinceramente è uno dei pochi presidenti e presenti, bravo il consigliere Camminuto, perché avrei voluto e mi ha avuto piacere di vedere tutti i presidenti e i componenti del, sarebbe un bel costato, un bel consiglio, magari dare la parola, perché in alcuni aspetti l'intervento del consigliere Matronola non ha proprio tutti i torti. Naturalmente il consigliere Matronola è fuori tempo. Perché è fuori tempo? Perché l'evoluzione dei centri anziani è come l'evoluzione della politica. La politica prima, lei era troppo giovane per fare il politico, oggi è troppo vecchio per fare il politico. Perciò l'iscritto al centro anziani di oggi, Carloni, per favore, Carloni, per cortesia, Carloni, a prescindere sempre dal consigliere. Certo, consigliere segretario, parli a tutto il consiglio per cortesia, senza rivolgersi a un consigliere particolare, grazie. La consigliera Tredicine, che tra l'altro so che è una grande frequentatrice, no, lei Tredicine, la parola Tredicine è frequentatrice, non come componente, come frequenza a Natale, a Pasqua, a Capodanno, e come, cioè i centri anziani vengono, sono sensibili al fascino delle Tredicine, che sinceramente non so qual era la sensibilità che le... Vabbè, io non voglio parlare male di battaglia, perché è una battaglia persa, per cortesia, consigliere Matronola, per cortesia, scusate, per cortesia, per favore,
Scusate, consigliere Tano, per favore. Presidente, io, guardi, io la ringrazio che lei mi richiama, io sinceramente in caso vengo in consiglio per divertirmi e non c'ho altro da fare e perciò non voglio divertire così. E lei mi deve sopportare per quei minuti che allora mi sopporti, la prego di sopportarmi, di non si stanzientisca, non si stanzientisca, io convoco il consiglio di mattina, io ogni volta che facciamo, poi mi voglio divertire così. Oh. Allora, detto questo, no, la giornata di lavoro che è più importante. Allora, detto questo, bisogna, io prego veramente gli uffici e ringrazio la presenza della signora, la dottoressa Pina Gianni, perché nei centri anziani non bisogna lasciarli soli. Non bisogna lasciarli soli perché ha ragione il consigliere, io ho notato più di una volta che alcuni centri anziani, anche del mio territorio, che affittano il centro anziani per le feste dei bambini. Va bene tutto, che probabilmente che questi bilanci io poi li vorrei vedere, perché se il centro anziani è del comune di Roma, poi voglio vedere se sono entrati X i soldi al mese e che cosa ci hanno fatto. Non è che devono fare chi si cambia, ecco che dici, perché c'è la guerra, la corsa a chi fa il presidente, il vicepresidente, il marito un giorno fa il presidente, la moglie, cioè pensare male è peccato, ma poi ci si indovina. Allora, in caso che poi alla fine questa gente giudica e ci giudica, ci vota o non ci vota, se vi dico in campagna elettorale, io non frequento i centri anziani perché ancora non ho l'età giusta, ma lo frequenterò quanto prima insieme al consigliere Matronola, magari giochiamo a briscola 3-7 o a bocce, però quando arriveremo noi lì i nostri compagni di gioco non giocheranno più a briscola 3-7 ma giocheranno con l'iPad, consigliere, o con i cosi, con i giochetti. Presidente, perché si rivolge sempre a me, consigliere? Io credo che tutti quanti abbiamo una certa età, per cortesia, per cortesia. Scusate, adesso, scusate, è l'ultimo avvertimento che vi do, poi chiudo il consiglio, va bene? Allora, adesso mi sono stancato. Se la prende così. Questo vale per tutti? Se la prende così io. No, io non me la prendo così. Credo siamo in consiglio, abbiamo un atteggiamento adeguato al ruolo. Questo vale per tutti? Per cortesia, consigliere Matronola. Per cortesia! Allora. Adesso chiudo il consiglio, non lo sospendo, lo chiudo. Non è possibile continuare in questo modo. Posso continuare? Finisco. Consigliere Segnale, parli a tutto il consiglio, no, non seguo da consigliere. Beh, io perché ce l'ho, ormai sono tanti anni, mi sono affezionato al consigliere Matronola, che devo fare? Presidente, allora, tornando a bomba, tornando all'ordine del giorno, che è un fatto importante a mio parere, poi lei può condividere o non condividere quello che dico io, se lei non condivide vi assicuro che non mi taglio le vene, però il concetto è un altro. Dobbiamo, io sono d'accordo che i centri anziani vivano bene, che siano seguiti, ma voglio sapere poi i conti dei centri anziani, li voglio vedere, perché se entra, si fa la gita, o si fa la festa, o si va a pranzo, e poi c'è qualcuno che ci fa del lucro, non mi va bene che sia amico mio o nemico mio. C'è gente che sta nei centri anziani e c'è qualcuno che ci fa i soldi. Spero di essere stato chiaro. Però, come ripeto, se presidente il mio intervento la nervosisce, io sospendo il mio intervento. Grazie. Grazie consigliere Stanitano. Allora, altri interventi? Consigliera Vitrotti, come ultimo intervento, perché lei ha presentato la proposta, può replicare alla fine. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Presidente, allora sentire alcune impressioni di alcuni consiglieri ovviamente sollecitano delle considerazioni. Ma più che delle riflessioni, delle considerazioni, perché ovviamente allora bisogna poter conoscere meglio quello che succede, perché io probabilmente ricordo che la creazione
e il funzionamento, più che la creazione, il funzionamento dei centri anziani sono regolati insomma da una procedura, un meccanismo che comunque permette loro di poter svolgere delle attività. Però poi negli ultimi tempi, e questo sarebbe interessante affrontare e capire meglio, negli ultimi tempi sono subentrate associazioni che danno supporto, che organizzano tornei, viaggi, feste e quant'altro. E questo dovrebbe essere un elemento positivo. A detta però di altri colleghi, potrebbe essere un elemento che va analizzato, perché sembrerebbe, da quello che ho sentito e quindi mi ha sollecitato l'intervento, che alcuni passaggi non vengono ben capiti o non ben verificati. Allora, per far sì che non ci sia un alone, per far sì che non ci sia un dubbio, per far sì che le cose siano più chiare, allora qual è il compito di questo consiglio che deve ratificare le nomine? È anche quello di poter capire tramite gli uffici, e quindi insieme alla commissione agli uffici, queste domande, poterle avere insomma chiare, quindi visibili, le varie richieste, e poter comunque analizzare anche le risposte. E questo sarebbe d'aiuto, perché sennò la sola ed esclusiva ratifica è fine a se stessa. Quindi quello che possiamo fare invece è, sempre nel proseguo della positività appunto di dare gli strumenti al centro anziani e quindi alla struttura di poter essere al passo coi tempi e di dare un servizio, però comunque sia bisogna anche fare, dovremmo anche avere noi come consiglieri, come consiglio, cognizione del fatto se tante cose o tante modifiche o tante iniziative seguano comunque la linea che per quello che riguarda il municipio deve essere seguita. Poi dopodiché, quando noi abbiamo fatto il nostro ruolo, quindi abbiamo fatto la nostra verifica, che è quella che ci compete dal punto di vista di indirizzo, di politica e di controllo, è normale che poi la vita è all'interno dello stesso, quindi dello stesso centro, e questo vale per tutti. Però poi se un paio di consiglieri fanno alcune affermazioni che accendono il punto interrogativo sulla questione, beh, noi dobbiamo utilizzare il nostro ruolo per capire meglio e per evitare che poi ci siano delle frasi dette a caso, messe lì per caso, che poi non capiscono, cioè non si capisce se hanno un significato o meno, o sono battute fino a se stesse. Quindi questo poi con la Presidente della Commissione, che poi interverrà, quindi con gli uffici, io penso che sia intelligente fare una verifica, valutazione dello stato dell'arte, vedere effettivamente poi come, no, in virtù di quello che è stato detto. Quindi a me come consigliere mi si accende la lampadina, no? Allora dico, non voglio sentir dire a prescindere che le cose, no, non funzionano, oppure che c'è chi fa come gli pare, perché mi dà fastidio se non è supportato da cose vere. Ok, però a questo punto potrebbe essere anche intelligente fare un ragionamento di questo tipo. Ok? L'ho detto con molta tranquillità di spirito, come dice qualche d'un altro. Sono intervenuto in sollecitazione di due interventi. A me mi ha suscitato qualche riflessione. A voi, se non ve l'ha suscitata, problemi vostri. Se invece è così, ragioniamola. Perché se dobbiamo difendere un percorso, lo difendiamo, se c'è da aggiustarlo si aggiusta, se c'è da modificarlo si modifica, però lasciare delle frasi in un'aula di chi se fa gli affari suoi, beh, me dà un po' fastidio. Quindi vorrei avere come consigliere una maggiore cognizione del caso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giuliano. Consigliera Renzi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, vorrei allacciarmi al discorso che appunto ha appena terminato il mio collega consigliere Fulvio Giuliano.
Allora, noi ci troviamo spesso a fare degli atti dovuti come questo, cioè ratificare i componenti di un centro anziani, però penso che, visto tutto quello che è successo negli ultimi periodi, laddove ci sia dei fondi, dei soldi che comunque sono soldi pubblici, bisogna cominciare a controllare, anche perché chi opera in maniera corretta, e quindi chi questi fondi li utilizza per fare quello per il quale sono stati richiesti, non ha nulla da temere, e così magari riescono a uscire un po' di furbetti che in tutti questi anni con magari dei centri anziani si sono arricchiti, e quindi andando a togliere alle persone che sono lì dentro dei servizi. Quindi, visto che non vorrei fare di tutto erba un fascio, non conosco nei centri anziani, ci saranno tante persone che operano in maniera corretta, che tolgono il loro tempo alla famiglia per poterci stare, quindi siccome è uscito fuori questo discorso che fa pensare, no? Mette la pulce nell'orecchio, e siccome abbiamo visto che con i soldi pubblici si fanno tante altre cose al fuorché di quello che bisogna farci, come succede per esempio con i consorzi ad opera scomputo, che non si fanno le opere che bisogna fare e non c'è un bilancio. Quindi io credo che sarebbe corretto cominciare ad andare un po' in profondità, quindi oggi non è un problema ratificare chi è nel centro anziani, dare delle linee guida, degli strumenti per far sì che le persone che ci operino nella massima trasparenza. Chi non vuole essere trasparente non si presenta nei comitati. Grazie, nei centri anziani, grazie. Grazie a lei. C'è qualche microfono acceso. Ci sono altri interventi? No, allora consigliere Ritotti per chiudere la discussione, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, pochi interventi ma sono state dette alcune cose che fanno riflettere, sembrerebbe quasi che stiamo parlando di associazioni un po', sembra delinquere. Io ricordo un po' a tutti che anche ai commissari che non sono nella Commissione Politiche Sociali, che penso che li ho sfiniti per quante volte abbiamo parlato dei centri anziani, però evidentemente non è stato abbastanza, non è stato sufficiente, però non è che qui parliamo di centri anziani che non hanno un bilancio, cioè i bilanci ce l'hanno gli uffici, e i rinnovi che noi abbiamo fatto li abbiamo fatti a seguito di alcuni controlli che prima di tutto fanno gli uffici, e che poi le persone che sono state incaricate da parte della dirigente, il dottor De Maina, la dottoressa Giordani, che sono venuti in commissione a relazionare, ci hanno ovviamente dato un quadro generale della situazione, e quindi noi, forti di quei controlli e consapevoli del fatto che le cose nei centri anziani certo non andranno tutte bene, però sembra quasi che stiamo parlando di cose che si muovono in modo autonomo, e non è così, il lavoro è stato fatto. Poi evidentemente, se a qualcuno viene un dubbio su uno piuttosto che un altro centro anziani, io sono disponibile a parlarne, io non ho alcun problema. Certo, mi sarei aspettata un'osservazione per esempio sul centro sociale anziani di Cinecittà, invece non si è stupito nessuno, mentre questo consiglio ha assistito all'occupazione dell'aula quando c'era una difficoltà, nessuno si è stupito del fatto che, nonostante le difficoltà, uffici e politica insieme hanno lavorato affinché si andasse al rinnovo in una situazione complicata in cui ci sarà da lavorare anche dopo, perché ci stanno boicottando, Presidente. Mi sarei aspettato un'osservazione su questo, e anche un po' di soddisfazione, perché nonostante le difficoltà abbiamo incontrato un gruppo di persone che ha deciso di impegnarsi, di collaborare con il municipio e di sanare una situazione che probabilmente ci vedrà impegnati come commissione, ma come consiglio tutto, nei prossimi mesi. Poi certo, la confusione è tanta, perdonatemi, basterebbe studiarsi un po' il regolamento. Che ce l'ho? Cosa che tra l'altro un componente della commissione mi fa specie che non conosca, no? Le attività complementari, per cortesia, le candidature,
del comitato articolo 5, articolo 15, io ve le butto là, così magari se vi capita un giorno di tagliare una letta venite pure preparati in consiglio e noi ci risparmiamo un sacco di chiacchiere. Dopodiché, se tutto questo merita un ulteriore approfondimento, cosa che io tra l'altro ho anche auspicato in commissione stessa, ho detto che noi inviteremo tutti, tutti i presidenti dei centri anziani, li audiremo e con loro, non solo con la UOSEX, ma anche con la UOT, perché purtroppo quelle sono anche associazioni e il più delle volte i fondi pubblici neanche bastano per rimettere a mano a una mattonella che è pericolosa dentro un centro. Quindi noi oggi non solo dobbiamo conoscere la realtà dei centri anziani, ma gli dobbiamo star vicino veramente, senza specularci e strumentalizzarci sopra, perché non serve, perché spaventa, e quello che stava succedendo a Cinecittà era pericoloso proprio per questo. Poi invece quando le cose buone si fanno e si trovano le persone che accolgono i progetti sociali importanti, cioè il rilancio di un centro anziani in questo caso, dove si fa attività sociale, non si fanno le festicciole. Perché i bilanci testimoniano anche quando si fanno le festicciole. Se voi pensate che questo non sia vero, stiamo dicendo che gli uffici non hanno fatto il loro lavoro, e questo non ve lo permetto, perché sono stata io presente in alcuni centri dove gli uffici sono stati là dentro fino alle 10 di sera per queste elezioni. Quindi prima di tutto vorrei sentire dire questo, poi tutto il resto sul quale io sono sempre disponibile a discutere, ma questo non mi pare il momento adatto. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti, allora abbiamo chiuso la discussione, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto, un attimo consigliere Giulia, dichiarazione di voto, chiaramente non facciamo la dichiarazione di voto una per una, facciamo la dichiarazione per tutte e otto le proposte di delibera e poi le votiamo una per una. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Grazie. No, ma io rimango stupito dell'intervento della collega, accalorato molto, hai consumato sempre 250 calorie e ti si abbassa il livello, tu lo sai che stai sempre un po' al limite, quindi non ci dimette tanto pathos. Ma che quando tu ti, sì, sono il tuo personal trainer, ma quando tu, capito, voglio dire, fai un ragionamento di questo tipo, inutile che guardi in platea, c'è una persona sola che ti appoggia, ma quando tu fai questo ragionamento, ma sì, de fuori, per cortesia, non riconosciamo, però, quello ti sto dicendo, visto che hai dato la lezione, per cortesia, soprattutto hai messo in mezzo a me che faccio parte della commissione. Allora, siccome non c'ho niente da nascondere perché dietro non c'ho nessun problema, quello che io ho detto, sono intervenuto perché non eri attenta al terzo intervento, dove un consigliere, il secondo, ha manifestato delle perplessità. Allora io ho detto, in funzione di queste perplessità, non ho detto che gli uffici non ve lo permettono, nessuno ha parlato male di uffici, in funzione di queste perplessità ragioniamola. Oh, questo non significava che non è stato fatto un lavoro. Questo non significava che non è stato fatto un lavoro, capito collega? È il fatto di, se per togliere, perché è bello dire qui non funziona nulla, lo diciamo a tutti, poi rimane solo il fatto che uno ha detto e non si è mai verificato. Allora, siccome a me dà fastidio che uno fa una battuta a prescindere, ok, mi dà fastidio, perché se non è verificata, non ha un suo valore, le cose non si dicono a vanvera, ok? Allora dico, in funzione di questo, se c'è da verificare, guardiamo di quasi, se c'è da verificare, verifichiamo, questo dico io, e tu te la prendi come se uno avesse detto non è stato fatto il lavoro, gli uffici, ma non va con me, mi ha messo in mezzo perché ero l'unico che stava là. Scusate, dichiarazione di voto, consigliere Giuliano. Però è questo il ragionamento, quindi niente di strano, se le cose funzionano qualcuno finisce di dire che non funzionano. Era in questo senso che io ho detto, però siccome parlo italiano, non faccio i bandi in inglese o non uso il logo Rome U, che forse qualcuno non lo capisce, ho parlato italiano, mi sembra semplice. Mi sembrava, erano sì le sfere cromatiche, sono quelle che si chiamano in gergo, però mi sembrava semplice e mi sembrava anche un aiuto a dire finita di fare battute fino a se stesse se non c'è niente di che. Però poi qui quando uno è propositivo la prendono male, ok? E quindi se dice dobbiamo stare vicini a... Consigliere Giuliano, dichiarazione di voto, grazie. Stavo, andiamo a dormire a casa, stavo tutto... Consigliere Giuliano, dichiarazione di voto. Tutto ragionamento. Voto? No, e queste cose a me le sfere cromatiche mi girano. Come vota? Come logo. Non lo so come voto. Va bene. Consigliere Patrona, Forza Italia. Io ringrazio la Presidente della Commissione Sociale, che ho visto che sia molto brava a difendere il suo operato, la sua commissione,
io non ho attaccato né commissione né niente, neanche ho attaccato il regolamento, perché ho detto che il regolamento, no, ho detto che il regolamento prevede tante cose, perché, però c'è qualcuno, forse secondo me, può darsi che sbaglio, sicuramente sbaglio, che non rispecchia quello che è riportato nel regolamento. E poi c'è un problema. Scusate, c'è un mio suggeritore, mi dice poi perché ha fatto 13 nel regolamento, giustamente. Quindi non è che stiamo dicendo, però le voci di popolo sono tante, forse voi le ascolterete, le sentirete, le avete sentite. E io penso, e ve lo ridico per l'ennesima volta, Presidente Vitrotti, non è un'offesa, quindi non replicare. O arrivano le lamentele su da te e tu non le dici, non è un'offesa, potrebbe essere. O arrivano al primo piano e si confondono negli uffici, perché io ogni volta che vado a lamentarmi al primo piano, ma no, stiamo facendo i controlli, poi quello sta male, quell'altro sta cosa. Allora io voglio dire, per cortesia, risponde, perché risponde? Così spostiamo la dichiarazione di voto. Faccia la dichiarazione di voto, mi sembra che si stia aprendo la discussione. Scusi, per cortesia. Signor Presidente, lei ha fatto illustrare la delibera alla consigliera Vitro, come è previsto dal regolamento, però l'ha fatta replicare sugli interventi nostri, non doveva farlo, lei doveva stare buona. No, ma che può, ma che lo dice, che fa, che fai, leggi col PD? Presentatore della proposta può fare l'intervento. Consigliere, ma lei sono 7 anni che sta qui. Scusate, per favore, così al suo faccia la dichiarazione di voto. Ma allineo al consigliere Giuliano. Non lo so. Devo decidere. Va bene, d'accordo. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Presidente, lei va accelerato, volevo fare anch'io una piccola dichiarazione. Però. No. Allora, nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est. Chi è favorevole? Cinecittà Est. La delibera. Allora, c'è una controprova veloce, chi è contrario? No. Nessuno? Chi si astiene? Aspetta un attimo, scusa. Che c'è? Non ho votato. Non ho votato. Allora, d'accordo, quindi è... esecutività della delibera. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Nomina organi elettivi del Centro Sociale Anziani Cinecittà. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, passiamo adesso alla nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Quarto Miglio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Otto voti a favore e 4 astenuti. Votiamo per l'immediata esecutività di questa delibera. Vabbè. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 21 voti favorevoli. L'astensione di Madrona. Allora, iniziamo? 21 a favore. Sì, approvato 18 voti favorevoli. Mi raccomando i manifesti. Va bene. Abbiamo già approvato sia la delibera che l'immediata esecutività. Passiamo. Immediata esecutività 21 voti. La delibera 18. Allora, Centro Sociale Anziani Morena. Delibera 18 e 4 astensioni. Se stabiliamo non c'è. Allora, Centro Sociale Anziani Morena. Allora, chi è? Scusate. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Mancano i voti di È una fatica, avete perfettamente ragione. Scusate. Vabbè, non partecipa al voto. Allora. No, non hai alzato la mano. Voi contate sempre da qua avanti. Bene, allora, approvato con... Scusate, per favore. Su, per favore, è difficile per loro poi portare il conteggio. Su, per cortesia. Sì, ci stanno gli scrutatori. Dovrebbero contare. Allora, 22 voti a favore. Nessun contrario, nessuna astenuta. Allora, votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Bravi, così. Si conferma 22, quindi nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo al Centro Sociale Anziani di Centroni. Chi è favorevole alla delibera?
è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, votiamo, 22 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 22, quindi 22 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo al centro sociale anziani La Torretta. Chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Votiamo per l'immediata... 23 voti a favore. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sono? 23 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Quindi. Passiamo al centro sociale anziani, La Romanina. Chi è favorevole alla delibera? Allora, per favore, settore di destra, alzate la mano, chi vuole a favore? Allora, leggi. No, non c'è, sì, ma prima non alzate. Scusate, di voi, chi ha votato a favore? Tutti. No. No, tutti no, Coglia no. Allora, facciamo la controprova, scusate, chi è contrario? Nessuno è contrario. Chi si astiene? Consigliere Coi. Chi è uscito? Tu la voti a favore, l'astensione del consigliere Coia. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Coia. Allora, 20 voti a favore, l'astensione del consigliere Coia. Votiamo per l'immediata esecutività. Questo? Allora, passiamo al centro sociale anziani Spartaco. Allora, chi è favorevole alla proposta di delibera? Spartaco. Scusate, come votate? Non c'è la mano, quindi vuol dire non siamo favorevoli, vicepresidente. Aspettiamo quando dirà astensione. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora,
17 voti a favore, 5 astenute, quindi la delibera è approvata. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni. 5 astensioni. Allora, 17 voti a favore e 5 astenuti, quindi è approvata anche l'immediata esecutività. Abbiamo concluso, diciamo, adesso con le delibere sul centro anziani. Passiamo al punto numero 9, proposte di deliberazione avente ad oggetto conto della gestione dell'economo agente contabile signor Vannuccini. Consigliere Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente, Assessore, colleghi consiglieri. Anche, insomma, proseguiamo con delle votazioni che, insomma, sono poco più che delle prese d'atto, quindi come prevedono i regolamenti, insomma, abbiamo analizzato questo conto della gestione dell'economo signor Dario Vannuccini per il 2014. Insomma, abbiamo già fatto lo scorso anno alcuni conti di gestione, sono semplicemente, insomma, le rendicontazioni delle spese fatte con anticipo di cassa dai nostri agenti contabili del municipio per varie spese di cui avevamo il rendiconto e tutte le determine nella documentazione portata in commissione. Insomma, non ci sono stati, abbiamo controllato alcune voci, alcune determine in merito alle voci di spesa che insomma posso elencarle brevemente, ma si tratta di materiale di consumo per ufficio, materiale informatico, notifiche di atti, insomma piccole spese per il funzionamento degli uffici del municipio. In commissione abbiamo votato tutti insomma per la presa d'atto positivamente all'approvazione del conto del signor Dario Vannuccini, quindi non credo che ci saranno, oddio no, forse mi sto perdendo qualcosa, vedo movimenti in aula, cioè non credo che ci saranno problemi su quest'atto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Laddaca. Apriamo la discussione. Ci sono interventi su questo? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. 14 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Votiamo anche per questa delibera l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, approvato con 14 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Adesso ci sono gli ultimi due punti. Proposta numero 10, proposta numero 11. La prima è progetto menù europei delle mense scolastiche romane. La seconda, proposta risoluzione servizi all'infanzia. Su queste due proposte tre consiglieri, Poli, Carlos e Benassi, hanno presentato una questione di pregiudiziale di legittimità regolamentare. Allora io sospendo il consiglio, convoco i capigruppo con un firmatario della proposta di questa questione.
questa pregiudiziale e decidiamo cosa fare. Allora, consiglio sospeso, posto che prendiamo il consiglio. Allora, scusate. La questione di la pregiudiziale di legittimità regolamentare dopo la discussione che è stata ritirata, le chiedo un attimo, consigliere, sto parlando io. La questione di legittimità regolamentare è stata ritirata e dell'argomento noi discuteremo in una prossima riunione dei capigruppo per regolamentare secondo il regolamento tutto l'iter delle proposte, va bene? Grazie. Che cosa? Domenica mattina. Allora, proposta, progetto menù europei delle mense scolastiche romane. Chi è che presenta l'atto? Presidente della Commissione? Scusate? Chi è che presenta l'atto dei menù europei? Consigliere Coglia, prego. Sì, questa risoluzione è stata presentata in Commissione da noi per evidenziare una problematica. I menu europei, così come introdotti dagli enti, diciamo dalle aziende che si occupano delle mense, avevano un piccolo problema. Inizialmente erano presentati come menu fast food, quindi tipo fish and chips, oppure altri, diciamo, menu tipo wurstel e patate, con contenuti non bilanciati e insufficienti a livello di bilanciamento nutrizionale. Quindi abbiamo chiesto dapprima, presentando in commissione, introduzione del primo piatto, e in corso d'opera questa cosa è stata recepita dall'assessore, che ha dato disposizione affinché il menù fosse integrato con un primo piatto. Quindi abbiamo modificato in commissione togliendo questa edizione e abbiamo lasciato semplicemente una raccomandazione che i menù, quando presentati, fossero bilanciati a livello nutrizionale. Abbiamo chiesto consulenza anche alle dietiste, che hanno dato parere favorevole per procedere in questo senso, e abbiamo chiesto che venissero presentati una volta al mese e non due o tre come accade attualmente dalle ditte che hanno l'appalto. A meno che non si cambi il capitolato, si deve rispettare il capitolato vigente. Si è discusso appunto invitando in commissione le dietiste, che hanno fatto presenti diverse problematiche e cose da migliorare nel prossimo capitolato, ma diciamo tutti i commissari, all'unanimità dei presenti, hanno avallato la volontà di ribadire che il pranzo che viene dato ai nostri figli o ai bambini comunque del municipio deve essere a livello nutrizionale valido, variegato e non deve essere merce di scambio per le ditte che vogliono presentare dei pranzi a più basso costo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Renzi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, questo problema era stato già visto anche del menù europeo, era stato già visto anche dal Comune, infatti aveva integrato il primo piatto. Il problema è che integrare il primo piatto in alcuni contesti andava anche a squilibrare appunto l'alimentazione, perché se vediamo che c'è un piatto che magari già contiene molti carboidrati, poi ci mettiamo anche la pasta, quindi questo non era una cosa corretta. In commissione è uscito anche fuori il discorso che sicuramente poteva essere una buona idea il fatto di fare un menù europeo, ma credo che doveva essere supportato da altre cose, cioè c'è uno studio, magari presentare uno studio anche delle culture, non solamente un discorso di cibo, perché rimane fino a se stesso e quindi poi magari può portare anche a far pensare che magari viene scelto un menù
così perché costa molto meno, anche perché poi qualcuno dovrebbe spiegarci perché, visto che era stato previsto una volta sola al mese, poi è diventato 2, 3, 4, 5 e così via. Il problema che ho anche sollevato la precedente consiglio è il fatto che si continuano a fare delle gare a ribasso dove proprio non dobbiamo più accettarle, perché c'è il menù, avevamo già parlato del problema che il pasto non dovrebbe scendere al di sotto dei 5,20 € a bambino, mentre oggi abbiamo accettato una gara a ribasso di 4,20 € e quindi questo porta dei problemi. Il nostro consiglio aveva anche richiesto di poter inserire le dietiste che sono in lista d'attesa perché avevano vinto un concorso, in quanto abbiamo un basso numero di dietiste e quindi persone che possono effettuare i controlli, visto che le commissioni mense che sono presenti nelle scuole fatte dai genitori non possono effettuare il peso, quindi la grammatura. Abbiamo anche parlato per onestà con le dietiste che non è una questione di mancanza di qualità, la qualità, ringraziamo il Dio, ancora qualcosa ce la mantiene, è il fatto che in alcuni contesti non piace quello che è stato acquistato e in più è anche una questione di prodotto troppo minimo per i bambini, e se andiamo a calcolare che i bambini pranzano 5 giorni a settimana è un problema poi se questo comincia a essere un problema per la loro alimentazione corretta. Grazie. Grazie a lei. Altri altri interventi? Non ci sono altri. Scusa, ci sono altri interventi? Consigliere Matrone, corretto. Credo che siamo favorevoli, no? Sì. A prescindere che siamo favorevoli, però quello che ci chiediamo, come mai oggi vediamo l'assenza almeno dell'assessore, tutta la giunta, credo che oggi non ci sia riunione di giunta, credo che manchi solo la presidente che è partita. Non è ancora partita, mi dicono dalla regia, quindi sta partendo. E però mi meraviglio che non c'è almeno l'assessore alla scuola, scusate, visto che si tratta di una cosa che riguarda la scuola, non capisco come mai si è affacciata l'assessore di Lillo e non si affaccia temporaneamente l'assessore alla scuola. Se ne è parlato diverse volte in commissione, ringraziamo i promotori della risoluzione, perché questa è nata, ci sono due promotori, sbaglio consigliere Coglia? No, non sbaglio, come al solito. E quindi, sui promotori. E quindi sui promotori, i promotori senza firma, è una risoluzione. Pertanto ribadisco che per noi oggi, anche se è una vittoria questa, se passa questa risoluzione, credo che non ci siano grossi problemi, visto che la Commissione ha espresso il parere favorevole, però il grande rammarico è vedere l'assenza totale della Giunta. Dal vicepresidente, visto che la nostra presidente si sta apprestando a fare le valigie perché parte, ma torna, non è che rimane fuori, torna. E mi aspettavo almeno che il nostro vicepresidente, visto che oggi si sarebbe messa la bandierina da presidente, che la porterà per altri 18 giorni, sarebbe stato qui, sarebbe sceso tra di noi, poveri mortali che siamo qui a perdere tempo, a ridere e scherzare in alcune situazioni, in altre ci un po' incavoliamo. In altre ci raccordiamo, in altre ho visto prima quello che è successo nella riunione dei capigruppo c'era di tutto, dentro capigruppo, non capigruppo, esponenti dell'opposizione, della maggioranza, c'era un po' di tutto, c'erano e della minoranza, c'era una maggioranza trasversale, c'era di tutto e ho visto che c'è pure una guerra all'interno di questo PD che non si riesce a sanare. Sì, la guardi la guerra sua, non è che lei sta molto meglio. Ecco, vedi, fermo che scoppia tutto, non accendere più. Dove sta il consigliere Serigallo? Perché il consigliere Serigallo continua imperterrito ad attaccarmi. No, forse no. Consigliere Serigallo. Sia per favore. Consigliere Serigallo. Torniamo al merito della proposta. Esatto. Però voglio dire che il consigliere Seridano continua a rompere le scatole. Vabbè, ecco.
Allora voglio dire, siamo pienamente d'accordo sulla risoluzione presentata, passata con la, col parere favorevole della Commissione. Siamo favorevoli a tutte le iniziative che portano dei miglioramenti o delle migliorie in questo municipio che sta mano a mano sta degradando, proprio sta cadendo sempre più in basso, ma purtroppo siamo detto rammaricati di questa continua assenza della giunta, della presidente, dell'assessore, del vicepresidente, dell'assessore alla scuola e chi più chi più ne ha metta, perché evidentemente non c'è più rispetto per questo consiglio che continua a perdere tempo, continuiamo a darci le battute, io e Steritano, perché gli unici che ridiamo, perché da sta parte ride nessuno, però ridono ogni tanto. Capito? La vita è uno specchio, ride se ti sorride, cioè ti sorride se gli sorridi. Ma intanto, per favore. Vabbè, comunque detto fra questo, ho detto, ribadisco, la giunta mi dispiace che manca, il presidente manca, il vicepresidente manca, l'assessore alla scuola che era l'abbiamo il perno capito. Di questa risoluzione, dove sta? Dove sta? Anche se lo dice 10 volte, sempre una volta sola. E sto aspettando che esce fuori da qualche parte, perché ogni tanto come non è un assessore ne esce uno. Ho detto forse sta da qualche dietro qualche porta, non c'è. L'assessore Antonelli sarà. Come si chiama? Vabbè, ve ne vado, vado oltre. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Grazie. Grazie Presidente, consiglieri, naturalmente avrei potuto presentare la proposta perché nasce dalla Commissione su proposta iniziale del Movimento 5 Stelle, perché questa è una proposta che arriva dal Movimento 5 Stelle. E, devo dire che quello che abbiamo valutato in Commissione è un aspetto importante, veniva dai nostri bambini, non che non piacesse il menù europeo, però l'aspetto su cui noi abbiamo puntato era quello sul rispetto sia del capitolato sulle quantità, sia sul fatto che un piatto unico di cui io ho fatto le fotografie e naturalmente nulla da dire sul fatto che sono rappresentativi rispetto a quello che si mangia in Inghilterra, è un piatto straordinario naturalmente, però come piatto unico per i nostri bambini diventava veramente poco. Quindi l'integrazione che ha fatto l'assessore Masini mettendo un primo piatto a questo piatto unico è stato senz'altro una cosa apprezzata. Abbiamo parlato con le dietiste, ci hanno confortato di quello che dicevamo, sicuramente risolve, come dire, è andato tranquillo, forse potevamo usare qualche parola di più rispetto in premessa, perché anche l'altra sera c'è stata una trasmissione in televisione rispetto al tradizionale e invece ai menù che verranno anche dati all'Expo. C'è un'inversione di tendenza, si rappresenta tutto il mondo e tutta l'Europa, naturalmente mangiare bene in Italia, tutti siamo d'accordo, siamo al di sopra di quello che è il pianeta del buon gusto, però per un pianeta mondiale ed europeo si è pensato che McDonald's e Coca-Cola possano rappresentare tutto il mondo, questo è successo per l'Expo, l'altra sera c'era questa trasmissione che poneva questo dualità. Nelle nostre scuole, nei nostri nido, i piccoli utenti non erano ancora abituati a questi piatti unici e vedere un avviso dove domani 21 gennaio c'è il menù inglese, si prega di portare un'integrazione perché non vogliamo, cioè, questo diventava alquanto sgradevole vederlo affisso davanti alle scuole, per cui correggere il tiro secondo me è stata una cosa giusta, lodevole e che abbiamo apprezzato, per cui abbiamo votato e ritengo che questa risoluzione è stata licenziata dalla Commissione con tutto il buon auspicio come sempre ha fatto la Commissione, quindi grazie. Grazie consigliere Ciancio, consigliere Lozzi prego.
Io non sto nella commissione scuola, ma non possono intervenire dopo gli interventi. A me sembra assurdo che i bambini europei si muoiano di fame. Cioè, sentire queste cose, fotografare i piatti, cioè, probabilmente il problema è italiano. È l'italiano che pensa che la Germania sia Wüster e Crowdy, che l'Inghilterra sia, qual è il fish and chips, che l'America sia McDonald's. Probabilmente ciò che manca in Italia è quella cultura alimentare che noi dovremmo insegnare ai nostri figli, ma in primis non conosciamo. Perché l'alimentazione a scuola non è solo nutrizione dei bambini, ma dovrebbe essere un'educazione all'alimentazione che loro dovrebbero portarsi nel tempo, anche a un'etica dell'alimentazione, e far vedere che il mondo, o meglio l'Europa, perché non si sono allargati al mondo, sia così banale l'alimentazione, anche così poco, insomma, scusate, così poco variegata, è anche riduttivo di ciò che l'alimentazione dovrebbe rappresentare per l'essere umano in genere, anche perché alimentarsi non è solo crescere, è poter garantire la salute di un bambino man mano che cresce e diventa adulto. Quindi probabilmente dovremmo interrogarci un po' tutti su ciò che si fa in Italia, e spesso ciò che si fa, come diceva la consigliera Lenci, è trovare una scusa per risparmiare, e spesso si risparmia proprio sulla salute dei nostri figli. Consigliere Giuliano, prego. Beh, Presidente, è tanto vero, insomma, quello che è stato detto, che no, è simpatico che prima si diceva appunto che gli atti portati dall'opposizione non era facile metterli all'attenzione di un consiglio, invece adesso sembra che appunto no, una proposta dall'altra parte sia stata analizzata. Ma certo, perché è stata analizzata, perché voglio vedere se qualcuno di noi si fosse messo in contrasto con quello che poi è arrivato ai nostri occhi e alle nostre orecchie, no? Come diceva prima lei, consigliere, giustamente quando gli arrivano dei messaggi, delle fotografie, delle situazioni o dei comunicati. Me l'hai spento lei, Presidente? Ah, ok. Allora Lello lo può fare. Questa volta non sono stato io. Va bene. Ok. Quindi era simpatico sto fatto che dice, ma qualcuno ci ha pensato, ma non potevamo, certo che qualcuno ci ha pensato dei nostri colleghi, quindi in commissione si è fatto questo lavoro, ma non potevamo non metterci mano. Anche perché mi sembra proprio assurdo che noi, capito, come si diceva, perdiamo il tempo per informare e diciamo rappresentare la cultura del mangiare dei paesi europei, e poi siamo in ritardo per quella nostra tradizionale italiana, quella mediterranea. Quindi è ovvio che questo è stato fatto perché comunque sia negli appalti, e questo l'abbiamo capito, negli appalti che sono stati presentati, quindi quelli che sono stati vinti, sono stati fatti con un eccessivo ribasso che hanno portato comunque a un restringimento anche delle quantità e della qualità, diciamo, usiamo questi due termini che rappresentano un po' tutto il problema. È normale che poi in commissione abbiamo verificato che anche le nostre dietiste, insomma, hanno fatto il loro apprezzamento, hanno dato il loro contributo, quindi hanno messo in evidenza quelle che erano le problematiche, e quindi quello che poi nelle varie mense emergeva come problema, quindi sia visivo che no, sia di quantità che di qualità. Però poi siamo sempre abbastanza buoni nel dire che invece che due volte al mese facciamo il menù europeo, anche una volta. Io sono d'accordo e voterò questa cosa, perché questa risoluzione, perché mi sembra il minimo, qualcuno ci ha pensato, poi tutti abbiamo lavorato e questo va bene, ma io neanche una volta al mese farei il menù europeo, ma non esiste proprio, cioè io sarei dalla parte di quello che tu c'hai una settimana per farmi capire quali sono gli alimenti, qual è la mia dieta italiana, mi devi far conoscere tutto, cioè non è che ti mancano i giorni, non è che devi tamponare con menù europeo, ci sarà poi quando saranno più grandi, andranno in giro come abbiamo fatto noi e conosceranno la realtà, non è che se tu gli dai il Wüster allora quello, capito, cresce meglio, voglio dire, no, cioè se non conosciamo, quindi se non mettiamo
ok, al limite quelli regionali, esatto, ma se non mettiamo davanti, no, i nostri, diciamo, uffici, i nostri, diciamo, operatori, le nostre ditte che stanno nelle mense scolastiche, quindi con i nostri bambini, se non mettono avanti un programma dove danno un peso a questa alimentazione, danno un peso al valore dell'alimento che mangiano, quindi a fargli conoscere meglio, beh, voglio dire, non abbiamo tempo di fare questo, abbiamo il tempo di mettere addirittura il menù europeo? Ma chissà quando sarà, non è un problema, cioè, io sarei stato anche più forte su questo punto di vista, avrei tolto anche una volta al mese, perché è una presa in giro una volta al mese, non ci serve a me un menù europeo, ok? Non è che ci fa cultura mangiando patatine, o mangiando il panino di McDonald's, ok? Quindi, però, un passo avanti si fa, mi auguro che chi di dovere possa prendere a riferimento questa risoluzione, che Roma Capitale possa comunque affrontare questo sistema, perché è un problema generalizzato, cioè noi siamo giunti a questo lavoro dopo tante segnalazioni, dopo effettivamente tante negatività che sono emerse soprattutto dopo che è stato fatto l'ultimo appalto, quindi dopo il cambio, diciamo, di rotta e di società che hanno poi, che sono subentrate, quindi ha coinciso con il nuovo bando, con i nuovi riferimenti di prezzi e quindi i nuovi menù. E poi è normale che qualcosa, se la coperta è corta, ci rimette dentro il menù polacco, che ne sai qual è la parte polacca, quanto costa la roba, è normale, però ti serve per far coincidere, no? Per far tornare i conti. Poi possiamo mettere pure quello del Kardikistan oppure del Kugistan, che ne so, mettiamoci quello che ci pare. Quindi era una presa di posizione ovviamente che serviva a chi di dovere, non serve a noi, non serve alle scuole, non serve ai bambini, serve avere chiaro che l'alimentazione è una cosa importante e non si può, come è stato detto, quindi mi aggiungo, non si può giocare sulla pelle dei bambini che comunque a quell'età non è che hanno una capacità di poter capire, già sono un po' i nostri un po' schizzignosi, capito, perché no, abituati bene a casa, ok? Ma questo non deve essere una cosa negativa, deve essere una, cioè uno, come si dice, si atteggia pure del fatto, capito, che comunque no, ci tiene a far mangiare determinate cose, ma è partita la risoluzione, vuole andare via, ma io lo riprendo, però è ovvio che comunque sia, cioè bisogna dare un'attenzione importante, bisogna essere comunque attenti a questa cosa e ci abbiamo tanto da lavorare per quello che ci riguarda, pensa, per dare insomma attenzione all'Europa, però è già qualcosa, quindi io sono favorevole a questo. Grazie. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. È finita, adesso possiamo renderci pure mezz'ora di pausa. No, sarò molto breve. Secondo un detto chi nomina domina, ed è il caso anche di queste, ed è il caso anche di questo, diciamo, menù europeo. Sotto la voce menù europeo è passato volontariamente o involontariamente un grande imbroglio educativo nei confronti dei bambini, delle famiglie, ma anche delle istituzioni in generale e della società, perché poi la cura della scuola e dei bambini è cura della società e quindi da parte di tutti è cura di buon governo. In che senso è passato un grande imbroglio educativo, nel senso che, come è stato rilevato anche da parte di altri interventi, il momento del cibo non è un momento che è sulla dal resto dell'educazione, è un momento prettamente educativo, e aver passato sotto la voce menù europei dei menù fast food, chiaramente questo dà al bambino un messaggio e un'idea di sé, dell'Europa e del cibo che chiaramente può essere soltanto deleteria. Spero e speriamo che la riflessione su questo fallimento e sul disvelamento anche di questa truffa educativa possa portare più avanti ad una
riflessione e alla, diciamo, costituzione di menù che abbiano al loro fondamento non il risparmio, ma la tutela e la crescita integrale e sana del bambino. Bravo. Oggi grazie consigliere, altri interventi. Oggi ci stai con la capoccia. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia. Per 5 Stelle, prego. Ovviamente voteremo favorevole a questa risoluzione perché crediamo, insomma, fermamente che la salute dei bambini debba essere tutelata e che le logiche, queste logiche debbano prevalere su logiche del profitto. E sicuramente bisogna vigilare, questo richiamo l'attenzione di tutti i commissari, affinché non si facciano delle cose che poi vanno a discapito della salute dei più deboli, come in questo caso. E è pericoloso perché il capitolato sicuramente è a difesa dei bambini. Su questo punto poi posso dire che questo menù, come era stato proposto, sicuramente non era conforme al capitolato, che per chi l'ha letto è uno strumento molto strutturato che prevede già dei menù molto bilanciati, migliorabili, per carità, perché tutto è migliorabile, ma se vengono rispettati gli apporti calorici dei fabbisogni giornalieri dei bambini in un menù europeo, oltre poi magari a creare anche una varietà che preservi la cultura di questi paesi, sicuramente faremo la cosa giusta per i nostri figli e per le future generazioni. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio per il PD, prego. Grazie. Anche io per fare una dichiarazione di voto volevo dire essenzialmente che in occasione del semestre non è una cosa che durerà tanto, però i menu che hanno proposto non si tratta di... si tratta della verità, cioè in Italia si mangiano alcune cose, in Europa il pesce, patate, è il piatto nazionale, per cui è ovvio che diventa una forma di cultura che magari non potrà piacere, ecco perché bisogna puntualizzare bene il progetto che si fa rispetto all'alimentazione e quindi votiamo favorevolmente questa risoluzione. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni? Consigliera Lenci, gruppo misto. Prego. Grazie Presidente. Sì. Aspettiamo che Matrona si sfoga. Esprimerò un voto favorevole. Aspettiamo che il consigliere Madrona finisce. Ma non che freddo, Aglioli. Se uno può stare qui così, guarda che io non riesco. Consigliere Madrona, sappiamo che c'è qualche anno, però si sia buono. Consigliere Lenci, prego. Le consiglio di andare in qualche centro anziani. Allora esprimerò un voto favorevole, torno a ripetere che ci sono delle cose che potrebbero essere magari strutturate in maniera diversa, anche perché mi sembra che ci sia stata anche poca collaborazione e poco condivisione di questa cosa, quindi io mi voglio augurare che se in futuro verranno prese delle decisioni per delle novità, che vengano anche sentiti le persone che verranno poi coinvolte in queste cose, soprattutto perché logicamente l'alimentazione di un bambino è molto importante. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Nessuno.
Allora, 18 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi l'atto è approvato. Passiamo all'ultimo punto. Benvenuto al consigliere Rex, consigliere Colasanti, lo salutiamo. Allora, è ultimo punto che riguarda risoluzione servizi all'infanzia pubblici in convenzione. Chi è che presenta l'atto? Presidente della Commissione, prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, non sono in forma e quindi chiedo scusa se questa sera non sarò lucido per presentare questo lavoro che la Commissione ha fatto, però era da 15 giorni forse che avremmo dovuto presentare l'atto. Io torno un po' indietro, servizi per l'infanzia era aprile quando chiedevamo al Comune con una risoluzione, naturalmente su richiesta del consigliere Tudino, chiedevamo una commissione che analizzasse e comparasse il costo di asili comunali, pubblici e asili in convenzione. Abbiamo chiesto che venisse addirittura superata la 244, abbiamo chiesto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche si ponesse con quale garante per dire se costa di più una struttura pubblica o una struttura privata. Non sono arrivati i dati, però nel frattempo è arrivata qualche riforma che pone qualche differenza, pone qualche punto fermo, e quindi proprio in questo momento in cui si sta trattando un disegno di legge che vuole affrontare l'argomento su tutto il territorio nazionale, vuole porre dei paletti fermi rispetto a quello che sono il personale addetto rispetto agli utenti e tutto quello che è una buona definizione per garantire sia il pubblico sia il privato nella gestione di denaro pubblico, ecco, di questo si tratta. Allora noi con questa ultima risoluzione in cui in commissione c'è stato magari un rallentamento, ma è dovuto essenzialmente al fatto che la materia è abbastanza complessa, no? E siamo riusciti a trovare un risolve in cui, guardando a quello che si sta facendo nell'ultimo disegno di legge 1260 del 2014, si apre una discussione, si pongono i risultati sul tavolo, quelli che la Commissione ha elaborato, è una Commissione capitolina, ma non una commissione permanente, bensì una commissione di studiosi che farà una comparazione a quello che chiediamo al Presidente e alla Giunta, comparare le attuali disposizioni in relazione a tutto il lavoro ad oggi eseguito per determinare i costi reali di un servizio affidato in convenzione e a partire anche quindi dai nuovi criteri fissati da questo disegno di legge. Che devo dire? Magari nel merito più puntuale ci sono altri consiglieri che hanno partecipato e potranno dare tutte le delucidazioni in merito. Sono convinto di una cosa, ma ciò non toglie che il nostro dovere è indagare, guardare, accertare la verità rispetto a quello che è il costo di una struttura privata, perché oggi si dice spesso una struttura pubblica, il comune deve spendere 1216 euro a bambino, quando per una struttura in convenzione ne paga 719. Questo succedeva, ecco perché rispetto al lavoro che era stato fatto e le richieste che venivano da alcuni consiglieri, la Commissione ha esitato nel licenziare un documento, perché le cose sono cambiate. Il personale, che è la voce di costo più alta per le strutture comunali, è diventata più bassa, diventerà più bassa. Naturalmente avete notato che il contratto unilaterale già fissava questa diminuzione. Ecco tutto qua, quindi se c'è uno studio che ci potrà comparare e mettere al riparo da una disparità che non deve esistere, naturalmente anche un privato che fa un servizio al cittadino deve essere
pagato nei modi e nei termini corretti. Però non si possono fare fughe in avanti in un momento in cui si sta approvando il bilancio, magari una richiesta può determinare dei vantaggi senza avere il supporto di uno studio puntuale e preciso. Questo noi chiediamo e questa è la risoluzione che riportiamo all'attenzione dell'Aula e naturalmente vorremmo che in modo, come dice, ma detto di scrivere il consigliere Tudino, celermente, quindi la parola celermente è quella che ha usato per arrivare a una definizione puntuale dei costi. Grazie, questa è la risoluzione e buon lavoro. Grazie consigliere Ciancio, apriamo la discussione, ci sono interventi, consigliere Coglia. Come rilevato anche in un altro consiglio e poi come lavorato insieme alla commissione, abbiamo voluto aggiungere per le stesse considerazioni fatte dal Presidente Ciancio al secondo punto del deliberato una parte che tutelasse, diciamo, la correttezza dell'acquisizione dei dati da parte del Comune. Abbiamo chiesto di parametrizzare i costi e quindi anche i finanziamenti in base ai contratti di lavoro applicati dalle società, in base alle eventuali convenzioni e contratti, perché quando si parla di costi, tutti gli studi che sono reperibili in rete per altri comuni, ma analogamente, diciamo, cambieranno un pochino le tariffe, ma le considerazioni sono sempre le stesse, sono quante persone ci vogliono per un certo numero di bambini, ci vogliono un tot numero di educatori che quindi avranno un contratto di lavoro nazionale, non è detto, se hanno un contratto di lavoro nazionale costano 100, se hanno un contratto di lavoro a tempo determinato costano 90, se hanno un contratto di lavoro atipico o di altro tipo potrebbero costare 50, quindi la parametrizzazione tutela il lavoro di queste persone, di questi operatori, perché io ti corrispondo quanto tu ribalti su questi lavoratori. La tutela dei bambini è garantita già dal regolamenti e altre cose interne, quindi penso che questa precisazione fosse d'obbligo e abbiamo chiesto di integrarla e ringraziamo il Presidente Ciancio per l'averla integrata e le persone per averla portata avanti. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, e per cominciare, insomma, è un tema che abbiamo posto più volte, l'abbiamo descritto anche attraverso le mozioni, poi ecco, trasformatesi attraverso quest'iter. Siamo soddisfatti dell'iter che ha preso la riflessione, perché si è partiti da una mozione che ha dato spunto a riflettere e lo si è inquadrato in un quadro anche nazionale, laddove un disegno di legge sta probabilmente ampliando l'idea di scuola dell'infanzia all'età 0-6 anni, alle fasce di età 0-6 anni. In questo ambito, è proprio perché ci si prospettano grandi cambiamenti legislativi, il lavoro di metodo che abbiamo proposto e che è stato accolto sia a livello di Campidoglio e qui si sta andando, il problema è proprio questo, che il lavoro lo stanno facendo ma la pubblicazione dei dati ancora si fa attendere. Il lavoro di metodo che abbiamo proposto è stato sia accolto a livello capitolino, sia c'è un merito forte di questo municipio e richiede che qualunque stanziamento di fondi affinché si eroghi un servizio e si esternalizzi un servizio deve avere a fronte il calcolo di quanto costa il servizio, perché altrimenti o si va a appaltare l'illegalità promuovendo il sottocosto, oppure si va a promuovere ingiuste speculazioni sul servizio. Chiaramente qualunque servizio l'amministrazione appalta deve sapere quanto costa. Un servizio che costa 10 non posso pagarlo 9, perché altrimenti questo ricadrà su
su chi deve essere l'esercente del servizio e sui cittadini che ricevono il servizio. Questo è il lavoro di metodo che abbiamo proposto. In questo senso, poiché non si chiedono soldi con quest'atto, ritengo che parteciperò io stesso al voto, che dove normalmente non partecipo, riguardo a asili nido e sistema di infanzia, perché sono un dipendente di un asilo nido, ma poiché non si chiedono soldi ma si chiede verità, parteciperò al voto e dichiaro la veramente soddisfazione per il percorso che il documento e la riflessione ha fatto anche nella commissione scuola, e questo è quanto. Grazie consigliere Tutino, altri interventi? Non ce ne sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora. Chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Presidente, 18 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, l'atto è approvato. Grazie. Consiglio è chiuso.